Ecco, allora tornerei al tema che però è molto affascinante, quello che dicevi tu, no? Della figura di Moro. Ma Moro intanto era un cattolico vero, semplicemente aveva letto il Vangelo, ha provato a leggerlo. Allora nel Vangelo c'è scritto: io sono la verità, io sono la via, io sono la vita. Gesù dice: io sono la verità, io sono la via, io sono la vita. Ma c'è un uomo ubriaco? È stupido? Perché io sono la vita e sono la verità? Vuol dire che la verità per Gesù è la vita. E la vita cos'è? Io vengo dal mondo pratico. Posso dire, se quando parliamo di spirito devo parlarne io, se devo parlare io direi vita, via, me, io sono la vita. Quindi lo spirito è implicito nella materia. Cioè, potremmo capirci anche con dei gesti molto semplici, perché a volte le parole oggi difficilmente creano chiarezza perché sono tutte spesso corrotte. Allora, per spirito intendiamo questo. Capite questo gesto in confronto a quest'altro? Che vuol dire? Sto andando in su e inoltre sto creando unità. Okay. Allora, se nella psiche umana osservate una persona qualsiasi e siete un terapeuta, avete un minimo di esperienza, capirete che chi viene da voi, e non solo quello, cioè tutti gli altri, hanno una buona parte della loro vita guidata da questo principio. Questa è la disgregazione. In psicologia si chiama dissociazione, siamo dei dissociati mentali. Se il nostro corpo funzionasse come la nostra psiche, non potremmo far colazione. Perché mentre prendiamo, no, una tazzina col cappuccino dentro, la portiamo qua e ce la finiamo in un occhio. Perché la mano va per conto suo. E mentre facciamo così, con l'altro piede ci diamo un calcio nel sedere. Se vedessimo uno fare così, diremmo: poverino, c'ha dei problemi. Bene, tutti ce l'abbiamo, ragazzi, abbiamo tutti. E il neoliberismo si avvale di questo. Cioè, ciò per contro cui ha combattuto Moro, è il progredire di una malattia mentale. Noi dobbiamo saperlo, che chi ci domina non è sano di mente, è malato. Ci vorrebbe un TSO, un ricovero d'urgenza. Ecco. Un ricovero perché sono persone senza più empatia. Ora, ragazzi, la base della vita è la risonanza empatica. La base della felicità è quella. Cioè, se io ti ci parliamo, niente, stiamo bene, te e tu e io, perché mentre tu parli io metto tutto il mio impegno per ascoltarti, capirti dal tuo punto di vista. Soltanto se ho veramente capito poi posso metterci del mio, altrimenti io che faccio? Entro dentro una relazione musicale mentre uno fa un tema e faccio un altro che non c'entra niente. Ma questo è il modo normale di parlare oggi. Noi abbiamo una scuola di counselor, noi dovremmo passare praticamente 3 anni a insegnare alle persone ad ascoltare gli altri, basta. Se imparassero questo, ma ascoltare è una roba difficile, perché vuol dire mettere da parte i pezzi di ego, possiamo chiamare questo, cioè quello che tende a dividere me da lui, me da lui, me da voi. Qui c'è il divino e qui c'è il demoniaco. Qui c'è l'homo sapiens sapiens e qui c'è l'homo demens. E siamo un po' l'uno, un po' l'altro. Ecco. Quindi, il tema di oggi, ricordo, Moro, perché è così importante? Accenno anche solo una cosa, faccio un passaggio laterale. Il 7 luglio del 1947 Moro fa un ordine del giorno che fu applaudito da tutti e approvato all'unanimità. Sapete cosa disse in quell'ordine del giorno? Disse: bisogna che facciamo in modo che le scuole di ogni ordine e grado, partiamo dagli asili, elementari, medie, licei, ovviamente le università, si dà per ovvio, ecco, educano in primo luogo l'essere umano a diventare umanizzato, umanizzarsi, cioè a diventare una persona
con un cuore aperto nei confronti degli altri, anziché una persona insocievole, competitivo, violento, diventare socievole, cooperativo, pacifico, pacificante, pacificante, pacifica gli altri. Ora, Moro aveva ben chiaro come l'economia competitiva, ben chiaro, tutti i costituenti lo sapevano, liberista allora, aveva portato la prima e la seconda guerra mondiale, lo sappiamo benissimo. Moro partecipava alla sottocommissione per l'economia e queste cose le conosce molto bene. Inoltre, che era uno studioso, come diremo oggi, dialettico, ma anche filosofo, voglio dire, è uno che ragionava a 360 gradi. Quindi, pensate a quest'ordine del giorno che fu approvata all'unanimità dei costituenti, perché tutti avevano capito che la Costituzione italiana non era qualcosa di un po' nuovo, era il completo rovesciamento dell'ordine precedente.